Senti, oggi siete qui in protesta, diciamo in un presidio davanti al Consiglio regionale da varie province della Toscana per chiedere che venga rispettato il diritto allo studio. Siete in particolar modo contro dei tagli. Spiegaci un attimo come sta la situazione. Sì, diciamo che è stato scongiurato lo spauracchio dell'IVA che fino a qualche giorno fa rischiava di far chiudere l'azienda del diritto allo studio. Ci poteva essere un taglio di 45 milioni che dovevano essere rimborsati all'agenzia delle entrate. Per fortuna questa cosa è stata superata, però ci manca l'ultimo step, perché se è stato sanato il passato, quindi l'azienda non dovrà più ridare soldi per il passato, d'ora in poi non si vedrà rimborsare l'IVA che invece si vedeva rimborsare ogni anno. Quindi questo che significa? Che d'ora in poi si vedrà 3 milioni di tagli ogni anno per l'IVA che non le sarà più rimborsata. Questo significa anche che l'azienda di conseguenza non potrà più pensare di ampliare il servizio, perché più servizi ha più IVA dovrà pagare. E al di là della soluzione giuridica che si troverà su questa storia qua, a noi interessa che sia la Regione Toscana sia il Governo Nazionale trovino una soluzione nell'immediato, perché è evidente che di belle parole se ne sono dette tante. Si dice che il diritto allo studio sia qualcosa di essenziale, sia qualcosa di fondamentale, però poi nella pratica, dopo i tagli di 2 anni fa per i cambiamenti dei parametri dell'ISEE che hanno fatto perdere 3.000 borse di studio, ora ci ritroviamo con un bando che ha una prospettiva di taglio di 2.800.000. Noi questo non lo possiamo accettare. Chiediamo alla Regione Toscana intanto di colmare i 2.800.000 che mancheranno l'anno prossimo, e poi chiediamo di pigliare una posizione forte a livello nazionale perché si faccia una legge che sani questa situazione qua, perché è evidente che non è possibile pensare che dall'anno prossimo il diritto allo studio abbia un ulteriore taglio, perché già l'abbiamo dovuto sopportare 2 anni fa e dal nostro punto di vista riteniamo insostenibili altri 2.800.000 da dover recuperare. Questo ovviamente apre ora delle prospettive che non ci riguardano nella praticità, ma ci riguardano nel fatto che chiediamo ora e chiederemo appena incontreremo l'assessore Barni di prendere una posizione forte, perché anche in conferenza regionale ci è stato detto che c'è la necessità, la Regione Toscana vuole investire sul diritto allo studio. E a livello nazionale il diritto allo studio è comunque qualcosa di importante, però poi nella pratica restano parole, perché nei fatti ci siamo visti tagliare ancora ulteriormente questo servizio. Quindi siamo qua e cercheremo di far seguire alle parole i fatti, perché ora vogliamo una soluzione nell'immediato.